Vai, vado, è ripresa. Allora, il consiglio che vi posso dare, no? Quando l'impasto già ha cominciato a prendere consistenza, di uscire dal regime. Quindi se c'è la possibilità di un piano di lavoro, di iniziare a lavorarla fuori dal regime. Cameramento di aria. Sì, cameramento di aria. Magari uno si libera pure, no? Di un po' di residui che si formano, ovviamente, in pasta maglia normale, regolare. Ma nel senso che quelli non vanno reinseriti? No, io li tolgo perché se riesco ancora a farli assorbire dall'impasto, se no li tolgo comunque. Se no danno fastidio perché non assorbiranno mai più. Ah, hanno fatto proprio il volume. Sbattimento finale. Le braccia infatti, no? Non è un problema l'incordatura, l'unico problema perché tanto poi c'hai 8 ore per fargliela smaltire in pratica. Fai subito lo staglio, i pannelli ti escono pure facilmente gestibili perché hai l'impasto ben incordato, quindi non hai problemi.
niente, è l'unico, cioè non ci sono svantaggi, la pizza viene buona, non ci sono svantaggi. 8 ore. Bellissima consecuzione, ma è questa cosa qua dell'impastamento che a me mi piace di vedere, è un casino sentire questo impasto sotto le dita, è fantastico. Ma com'è cambiato, eh? Abbiamo 14 minuti, sì, quindi sta finendo. Siamo quando l'abbiamo preso. Quando è arrivato? 7, siamo alle 5. Mamma mia, 5. Meno. Meno di 1.5. Meno, stai quasi un'e... Per arrivare a 1.7 per arrivare a 200. Ok? 1,4 e qualcosa stai. No, te l'ho detto, questa qua... Con questa arriviamo a 1,5. Come stai adesso? Stai risparmi pure 100 grammi di farina. Li ho messi qua. Per fargli togliere quest'altro poco di umidità, eh. Ti sporchi le mani di farina. Sì, perché la devi affinare, capito? Non è che ci vanno tutti dentro. Ma no? Quella già l'ha persa. Sì, sì, sì. Come sta incordata adesso, già l'ha persa. È cambiato completamente. Sì, sì. Non è quello che abbiamo. La possiamo pure pesare. È arrivata. Proprio 2,50 quindi sono 1,450. È altissima l'idratazione. Stai a 68. Stai a 60, no, 70. Quanto è 68? Diviso 1450. Oh, è proprio poca la farina. 69% di idratazione. Però questo ce lo consente anche la cassetta di legno, eh? Eh sì. Che adesso lo va ad asciugare. Però io devo fare una domanda. Cioè, se io decido di fare il 63% di idratazione come mio impasto. Devi incordare meno. No, no. Come bella incorda e ti lascia, no? Ti passo per vedere pure quando è pronto, cioè ti devi lasciare. Sì. Ok? Qua ci sta ancora un po' di umidità, però non preferisco metterci altra farina perché non è estate. Ok, anche se no, è un po' ancora estate, no, però. Allora, adesso la vediamo comunque, vedi, non definita perché. Non è bello definisce. Allora, calcoliamoci 3
minuti alle 19.30, alle 19.31. Adesso la copriamo un attimino, gli diamo giusto altri 2-3 minuti di impasto. E vediamo che cambia totalmente, però penso che si è visto dal video che comunque non era ancora liscia, sì, liscia, diciamo così. Cioè, stavo dicendo, ma quando decidi di fare il 63% di impasto, nel mio caso, io mi peso l'acqua, la farina, la tica, la farina, la pizza di farina.